Stiamo per prendere la tinta. Sembra tipo Goku. Buon day, benvenuti in questo nuovo video. Sì, ho tagliato i capelli e sono tipo troppo corti. Non convinto di questa c***a, ne voglio fare un'altra. E oggi andrò, tingerò i capelli. Non so ancora di che colore. No, non mi piacciono, sono troppo corti. Comunque lasciate già un bel mi piace e commentate con hashtag Giusepelato. Hashtag Giuse sfigato, sì. Sembro Justin Bieber nel 2000. In che anno c'aveva i capelli così lui? 2010. Comunque sono già tinti i capelli, però ho deciso che farò un'altra tinta oggi. Quindi vi porterò insieme a me. Adesso andiamo a comprarla al supermercato, che non la farò dalla parrucchiera. Vlogghiamo, come al solito. Tra l'altro oggi mi è arrivato anche un pacco che adesso apriremo insieme e scopriremo cosa c'è all'interno. È un top del mio merchandising Petacolo che tipo devo regalare a mia sorella. Mi raccomando, link in descrizione se lo volete anche voi. Ci sono anche le felpe, i cappellini e le t-shirt unisex. Ti piace? Niente, non risponde. Ti piace o no? Quindi compratela. Stiamo per prendere la tinta, però ancora non vi diciamo il colore. Allora, abbiamo preso la tinta, ma ovviamente ancora non vi dico di che colore farò i capelli. Anzi, provate a commentare col colore che secondo voi farò. Hashtag e il colore. E io metterò un cuoricino a chi indovinerà. Allora, ovviamente, prima di fare la tinta, lei mi fa una buonissima carbonara, che è il mio piatto preferito. E poi dopo mangiato ci coloriamo i capelli. Così tipo abbiamo fatto 30, facciamo 31 capelli del cavolo. Facciamo anche il colore del cavolo. No, cioè speriamo sia bello il colore, vero? Sì. Non dobbiamo far danni. Sarà bello, non sarà bello. Okay, sarà bello. Raga, sto ingrassando solo a guardarla, che buona. Che buona. Grazie. Prego. Buona? Buona. Buonissima. Allora, qua c'è tutta la preparazione. Io c'ho tipo paura. Quindi sto lasciando i miei capelli nelle tue mani. Vai. I tuoi sono belli. Ma aspetta un secondo. Cosa? Non avevo il pennello. Non c'è dentro? No. E uno come lo tinge, scusa? Come so? Non c'è il pennello. E come facciamo? Vai a prenderlo. Ma come? Come facciamo? Non si può usare il pettine. Chiediamo, non hai dei vicini donne? No. Vicini al pennello, te lo ridò. No. No, non ci ho sbattuto. Ma c'è ancora le mani. C'è ancora le mani. Cioè, se no, se hai una vicina donna, basta che sia donna, tutte le donne hanno un pennello per le tinte. Non conosco i miei vicini. Quanto è lontana la parrucchiera? È qua di fianco. Però sta male che dicono dal pennello mi devo tingere i capelli io. Si può usare un pettine, no? Tipo una forchetta. Sì, dove è la spazzola di prima che ti ho dato? Cioè, stai registrando? Sì. Quindi il momento in cui abbiamo scoperto che non c'è il pennello. Allora, premessa, lei non è una parrucchiera. Stiamo facendo questa cagata insieme, giusto per farla. E quindi se esce male non insultate. Sei pronto? Vado? Sì, sono pronto. Vado. Sicuro? Sì, sì, sì. Sicuro? Vai. Hai sbattuto abbastanza? Non l'ho sbattuto, l'ho... capito? Sembra una parrucchiera però. Ma dove? Beh, sicuramente meglio sembra la parrucchiera che Loredana per te. Vado? Vai. Chissà se qualcuno che ha commentato già ha indovinato il colore. Adesso vedi che escono fucsia. Occhio a non farmi le chiazze sui lati, poi sembra una zebra. Un vetro. No, un... come si chiamano quei cani? Un dalmata. Poi ti devo far benissimo. Non serve tipo la carta stagnola? No, lì ti bruci i capelli. Poi dipende da quella cosa la parrucchiera. Se non basta, cosa fai? Se non basta, c'ho i capelli cortissimi. Io li ho dovuto usare tre di sti cosi. Capito, te c'hai i capelli che sono quanto? Il quadruplo, il quintuplo dei miei? Ah, brucia. È normale. Ah, non è vero, sto scherzando. Una volta... Aia. Una parrucca. Cosa hai fatto? Guarda. Per un pelo. Oh, i miei pantaloncini ad ananas non li devi sporcare. Per nessun motivo, la maglietta fa niente. Ma i pantaloncini ad ananas... No. Una volta la parrucchiera mi ha fatto la decolorazione. Dopo 10 minuti mi è uscito il fumo dai capelli. Della madonna. È volata la goccia da qualche parte, non so dove. Oh, mi fai paura questo robo. Ma con questa tinta si possono tipo anche colorare, non so, i peli delle gambe, così. Ma perché dovresti colorarti i peli delle gambe? No, era una curiosità, non voglio colorarmi i peli delle gambe. Ah, sai che c'era un periodo che andava di moda che si coloravano i peli delle ascelle? Sì, ma ancora di moda. Sì? Ci darei colpi in testa questo coso. Eh sì, mi vuoi far male, di la verità. Adesso ti brucio tutti i capelli. No, per favore, io ci tengo un sacco i miei capelli. Non mi colori la fronte, vero? Sì. Come si? Anche quella pigia. Sembra tipo Goku. Ma io li vedo già schiariti.
È possibile? No? Sì, un po' sì. Mi sento già vecchio. Presente quello del wrestling Ric Flair, te lo ricordi? No. Beh, io sì, era un vecchio. C'aveva i capelli bianchissimi. Fatti ma vedere. Se no li possiamo lasciare così? Fatti vedere di lato. Sono un punk, super punk, un gallo. E sono i galli che fanno chicchiricchi o le galline? Le galline. E fanno coccodè? I galli fanno coccodè. Coccodè fanno coccodè, così? Sì. Coccodè. Hashtag Giuse Gallo. Allora, ragazzi, qua sta succedendo qualcosa di... epico. Di epico. Cosa sta succedendo secondo voi? Sta diventando goccio. Allora, adesso sto facendo la decolorazione. Quanto devo aspettare più o meno? Io li vedo gialli già. Un quarto d'ora. La parrucchiera Alessia dice un quarto d'ora. Non so, io c'ho ancora paura. Li aspettiamo, ci vediamo tra poco che iniziamo la tinta. Si stanno schiarendo sempre di più e sembro tipo un cavolo di tedesco. Presente i tedeschi. Allora, ho fatto la decolorazione, ma siccome non si sono schiariti del tutto, adesso ne farò un'altra. Però raga, guardate che roba, sembra un canarino. Però anche così non sono proprio male male, no? Sono stupendi. Allora, questo è il risultato dopo due... come? Decolorazioni. Dopo due decolorazioni e dopo l'antigiallo. Sono tipo un po' bianchi, un po' gialli, un po'... Finisco di asciugarteli. Scusa. E adesso facciamo la tinta. Sì. Pronto. Tanta pazienza per Alessia. Vado. Lasciate un like per la pazienza di Alessia. Sono stato tutto il pomeriggio a farmi i capelli. Siamo qui dalle 2:30, sono le 5. Allora, abbiamo messo sulla tinta, cioè abbiamo... ha messo sulla tinta perché non ho fatto il merito, cavolo. E adesso dobbiamo aspettare tipo 35 minuti e poi vedremo che colore è uscito. Io ho paura, come puzza la tinta, sto morendo. Ok, dopo ore e ore e ore i capelli si sono tinti e questo è il risultato. Sono diventato bianco tipo... li volevamo grigi ma sono venuti bianchi, però sono fighi lo stesso. O no? Sono belli? Vendi come sempre. Allora, lasciate un bel mi piace a questo video, commentate dicendomi se vi piacciono, se stavo meglio prima, se sto meglio adesso. Mi raccomando che io sono permaloso. E condividete questo video ovunque. E se vi siete iscritti durante questo video, commentate con hashtag nuovo iscritto che vi do il benvenuto personalmente. E niente, questi sono i miei capelli e spero vi piacciono. Sono tornato super biondo. Mi raccomando, seguite Alessia su Instagram, vi lascio il nome qua sotto. Non parla, lei non parla, c'è cioè, limone lì. Tu sei tipo lì che non si capisce se sei impanicato perché non ti piacciono. No, mi piacciono, però tipo devi... ti devono seguire su Instagram, se no? Sì. Ok, vi lascio il nome qua sotto. E seguite anche me, Giuseppe_Barbuto. Te com'è che ti chiami su Instagram? Chiocciola Ale di Costa. Bella raga, al prossimo video. Faccio. Allora. Ma sono troppo bassa io. Abbassati un po', così non sembro un anno. No. Più basso no. Ok, io sto così. No, tu devi alzare in piedi. Ah. Ok, aspetta. Ti si deve vedere però. Ma stai registrando? Sì, ti si deve vedere però, abbassati un po' tipo così. No, non così, tipo spaventata. Come se avessimo fatto un casino, capito? Tipo, vai proprio indietro qualcosa. Deve venire la copertina, deve venire bene. Allora aspetta, io mi metto un po' più avanti. Metto qua. Tipo così. Ok. Tipo così. Tu vai più indietro. E più indietro c'è il divano. Ok. Mettiti qui. Ti si deve vedere la faccia, abbassati un po' figa, ok? No, non mettere la mano davanti alla bocca, fai così. Vai. Ci sei? Devi restare ferma però, devo fare lo screen. Dai, ma non riesco. Ok. Ma ridevi. Non devi ridere. Ma... non devi ridere. Cioè, come faccio a fare la faccia preoccupata? Ah, fai finta. Allora, invece di guardare la telecamera, guarda i miei capelli e fai finta che fanno schifo. Ok? Ok. E poi vedere. Sta fanno schifo. Cogliona. Allora dovrebbe venirti più semplice. Non riesco a fare se adesso aspetta. Dai che finisco la memoria. Non ti sto. Dai, muoviti. Non ti sto. Ti prego. Non è difficile. Non ti sto, dai. Cioè mi devo.